Sono cattolico, posso festeggiare Halloween? Carissimi fratelli, salve Maria. Prima di tutto non è una festa, ma un fenomeno inquietante, anche se si mostra in modo festaiolo, si celebra in realtà l'occultismo, non c'è poco da scherzare. Riti occulti e sacrifici umani, questa è la realtà. Si tratta della notte del battesimo degli iniziati al satanismo, è la festa del dio delle tenebre, no? Che già troviamo nella tradizione dei Celti, dove non si chiede come fanno i bambini negli Stati Uniti o nei paesi occidentali, no? Tricky or treat, dolcetto e scherzetto, ma sacrificio e maledizione. Perché Halloween, storicamente, è l'adorazione al Signore della morte, no? Il mondo celtico festeggiava la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno, in cui il velo che divide il mondo dei vivi da quello dei morti si assottigliava al tal punto da far incontrare i due mondi paralleli e permettere agli spiriti di tornare sulla terra a comunicare con i vivi. E quindi veniva invocato per la prosperità, la salute, la conoscenza del futuro e ovviamente dovevano offrire qualcosa. I sacerdoti di questo popolo, i druidi, erano degli stregoni, dei maghi che facevano sacrifici di animali in occasione speciale, sentite un po', sacrifici umani, no? Bambini, vergini. E alcune famiglie, quando richiesto, non volevano dare i propri figli. E da qui nasce il motto sacrificio o maledizione. Ovvero, se non davano gli animali i figli, bruciavano i loro campi, le loro case, eccetera. Ecco l'origine di questa festa, no? Che poi hanno cambiato in dolcetto o scherzetto. Questo è un veleno diabolico, pestifero, no? Che ci invita alla stregoneria, alla superstizione, all'occultismo e tante altre cose. Queste cose distruggono l'innocenza dei bambini. Noi dovremmo promuovere l'innocenza proprio come ci ha insegnato Gesù. E a maggior ragione nei bambini, no? Ed invece cosa si fa oggi in giorno? Gli si permette di gettarsi in riti pagani, no? Ma non ci vergogniamo, no? Li vogliamo davvero concedere al Dio della menzogna, della vergogna, no? Mentre si ride e si scherza, il mondo malato definisce Halloween come una festa speciale, un'occasione magica, no? È il capodanno satanico. È il giorno in cui vengono messi in atto la maggior parte dei riti satanici dell'anno, no? Ci sono radici esoteriche, no? Lo sconfinamento della magia. Tanti ragazzi vengono posseduti da demoni perché entrati in contatto con queste celebrazioni. Conosciamo infatti la testimonianza di tanti esorcisti che hanno assistito a questi eventi, no? Come si dice, chi scherza col fuoco si brucia. È ovvio che non tutti hanno questa consapevolezza, per questo cercherò di parlarvene per informarvi meglio. Io direi che per molti è una festicciola delle zucche vuote, no? Però zucche vuote che rischiate di avere anche voi quando non si ragiona più e si perdono anche i valori fondamentali delle nostre tradizioni religiose e della nostra fede. Perché la Chiesa dice che Halloween non è una festa cattolica? Non voglio fare il guastafeste, però ancora oggi i satanici vogliono reclutare e adescare persone deboli, no, con la scusante di questa cattiva tradizione. Dietro Halloween si nasconde qualcos'altro, no? Il mondo di Satana si muove sempre in modo ambiguo e seducente. E ecco questo mascherare, che per molti sembra una seconda carnevalata, ma ha solo lo scopo di opporsi al mondo religioso, no? E mi stupisce vedere nelle scuole maestre che si rifiutano di fare il presepe, no, al Natale, mentre si danno da fare per gli addobbi del 31 ottobre. Halloween si presenta come una cosa innocente, ma deve essere chiaro, non lo è. Halloween è orribile, no? E che tristezza che un cattolico permetta che si festeggi nella sua famiglia, nella sua vita, no? Ci sono dei satanisti convertiti che ci raccontano cosa succede nel giorno di Halloween, no? Tanti vescovi insistono dicendo ai parroci di non aprire le proprie parrocchie, le proprie strutture, gli oratori,
per questi eventi. È una festa pagana che cerca di sovrapporsi e imporsi sul culto ai santi. C'è chi potrebbe pensare, ma che c'è di male, no? Nel mascherare i bambini e fare sfilate, balletti. Che c'è di male, no? Quanti film, no? Che bello, tutti belli, no? Divertente, no? No. E poi, gli americani celebrano perché noi no, no? È innocente, fanno anche i bambini, no? C'è qualcosa dietro. Ora ve lo spiego. Il problema è che i bambini crescono abituati a queste cose, no? Tutto questo è un allodio all'oscurità, ai mostri, a tutte le cose, insomma, delle tenebre. Vediamo per esempio questo manifesto qua che vedete nel video, potete vedere, con due bambini per Halloween, un bambino che legge la mano all'altro. Ecco già l'esoterismo che si presenta in modo lampante, no? Occultismo, siamo già fuori strada, fuori rotta. Ecco un peccato contro il primo comandamento. Dicono che serve anche per esorcizzare il tema della morte, no? Però non si esorcizza la morte. La morte è il momento supremo in cui un cristiano esercita fino in fondo la propria fede, no? Perché nel momento in cui si sta per morire non hai altro che affidarti a Dio, no? E tutte quelle che erano le tue remore, le tue false sicurezze, crollano tutte. Il lato simpatico, no, di Halloween nasconde il lato sinistro, diabolico. Facciamo i seri, no? E diciamoci le cose come stanno. Qualcuno ci deriderà perché pensiamo questo, ma ricordatevi che hanno deriso anche di Gesù, sputato, no? Al Salvatore del mondo, perché era un giusto, no? Magari si viene preso in giro perché si è sulla strada giusta. Ci lasceremo influenzare? Ma ve ne rendete conto che questa festa porta al maligno? Non siamo nati per servire il mondo, il demonio, siamo nati per servire e seguire il Redentore, il Dio della luce, no? Ma voglio insistere, in questa festa si fanno travestire i nostri bambini in piccoli demoni. Questo va ad influenziare l'anima dei piccoli. Non voi pensate che anima e corpo siano cose indipendenti? Ogni cosa che facciamo ha un'influenza sulla nostra anima, e queste cose tendono a aprire una ferita, no? Profondamente, lasciando un squarcio aperto. E quando sentiamo, no, a scuola, al lavoro, che decidono di dire sì a questa schifezza, cosa facciamo? No? Accettiamo la festa satanica per eccellenza, come diceva Padre Amorti, grande esorcista, il compleanno del demonio. No? In quella notte il numero degli abusi dei bambini è impressionante. E poi neanche stiamo a parlare della profanazione dei tabernacoli, no? Che in questi giorni stanno anche aumentando. Le persone che adorano il demonio celebrano una vera e propria messa nera con le ostie consacrate. Il vero corpo, anima, sangue e divinità del Redentore, no? Viene oltraggiato, prendono un aiello di Dio e poi lo trattano in ogni modo, no? Si fanno le peggiori barbarie, che mi vengono anche vergogna di commentare, no? Ma avete compreso? Ma non vi siete indignati, no? La vita è seria, non va presa con serietà. Certo, c'è il momento per ridere, ma non è questo. San Tommaso d'Aquino dice che nella nostra vita dobbiamo dare spazio al divertimento in modo giusto, perché la vita è una cosa molto seria. Non si può essere cristiani e festeggiare Halloween. Il padre della menzogna sempre viene mentendo, ricordatevelo, no? E appunto in questo caso, cosa ci ha messo davanti? Ricordiamo, cioccolata, caramelle. No, hanno sì un'apparenza attraente, no? Lui è un specialista in questo, così noi la prendiamo alla leggera. Il paradosso è vedere i bambini e i giovani che si vestono da cadaveri, scheletri, ma guai se parliamo di morte, no? Questa è una grossa incoerenza. Quindi andiamo al cimitero a pregare per i nostri cari, parlare del giudizio che attende ognuno di noi, no? Halloween per noi deve essere i vesperi di tutti i santi, in una festa meravigliosa. Dobbiamo insegnare questo ai nostri bambini. Abbiamo la responsabilità di spiegare che grande festa si va a celebrare, no? La festa dei martiri, degli innocenti, la stessa innocenza che hanno i bambini e che tutti noi dobbiamo mantenere, perché ognuno di noi è chiamato a diventare santo.
Ma non pensate che questa cosa succede solo ad Halloween. Giusto per fare un esempio, il mondo moderno ha sostituito il Natale del Signore col Babbo Natale, no? Oppure l'Epifania con la Befana. No? Ma dove siamo arrivati? No? Ho visto l'altro giorno una notizia che mi ha scioccato e che arriva da Corinaldo nelle Marche, la città natale di Santa Maria Goretti, la patrona della purezza. No? In questo paese promuovono la festa delle streghe, no? Quel concorso di Miss Streghe. Ma vi pare normale? Non accendere un cero al demonio, no? Perché siete stati riscattati dal sangue di Cristo, il primo tra tutti i santi, il Redentore, no? Il Dio fatto uomo. C'è invece una bella iniziativa che si chiama Halloweens, fatta da tante diocesi, e vediamo l'immagine qua nel video, dove sì, i bambini si travestono, ma da santi, no? Sentite la similitudine fonetica, Halloweens, no? La santità vince, o meglio la santità ha già vinto, no? Nello splendore di nostro Signore e Nostra Signora. Mi sembra molto interessante per combattere questa cattiveria, si dà la possibilità ai nostri bambini di travestirsi e divertirsi, ma con qualcosa di puro. Che bello vederli così felici, no? Che tutti vestiti di santi, no? Che si preparano a vivere spiritualmente il supremo sacrificio della Messa, il centro della nostra vita. Dobbiamo puntare sulle feste bellissime che abbiamo. I nostri bimbi non hanno bisogno di quei teschi, scheletri, questo o quello zombie, anzi la nostra società è così invasa di tutte queste tenebre, no? Una volta c'erano i fumetti, le fiabe, interessanti, oggi praticamente mostri, violenza, volgarità, immoralità e via discorrendo. La nostra società ha bisogno di vedere la luce dei santi, veri modelli, sono dei Vangeli viventi. Anziché sapere tutte le cose legate alle streghe, mostri, vampiri, eccetera, i bambini devono sapere la storia dei santi, queste persone luminose. Magari abbiamo anche noi nomi di santi e non sappiamo. Antonio, Carlo, Chiara, Francesca, no? Il mio per esempio è Alan Patrick, in Italia è Patrizio che è più facile, però se andiamo a cercare scopriamo che Alain de la Roche è il beato francese che è il grande predicatore del Santo Rosario, no? E Patrizio è il Santo Patrick, no? Che sarebbe Patrizio, è il Santo Vescovo Patrono d'Irlanda. Quante cose possiamo scoprire, no? E tramandare alle future generazioni. Dobbiamo promuovere delle veglie, pregare, no? Queste veglie serviranno anche per riparare tutti i peccati e gli oltraggi commessi in questo periodo. Ancora parlando di belle iniziative, ho visto l'altro giorno un servizio su delle scuole a Messina dove i ragazzi preparavano dei fiori da portare al cimitero con la famiglia, no? E pregare giustamente appunto per i cari defunti. Non spaventeremo mai i bambini parlando della vita dopo la morte, no? San Francesco infatti la chiamava sorella morte, no? Per far capire che la vita è un pellegrinaggio verso la meta celeste, no? È con la morte che nasce tutto. Insegniamo a pregare per le anime del purgatorio, a recitare l'eterno riposo, per esempio. Sono le cose che ci preparano alla vita eterna beata. A Roma, per esempio, fanno la Corsa dei Santi, credo che avete già sentito, anche la Processione dei Santi, dove ci sono le icone dei Santi legate alla città eterna. E i fedeli possono portare l'immagine di un santo a cui sono particolarmente legati, che è giustamente un'occasione per rivelare le nostre radici cristiane, no? Con un momento di spiritualità che unisce e dona speranza. Mentre il mondo festeggia Halloween con zucche, maschere mostruose, zombie, scheletri, per i cristiani deve essere una notte di memoria dei santi e dei martiri. La notte del 31 ottobre è un combattimento tra il male contro il bene. Ricordatevi, il bene che deve trionfare sempre è la luce e la serenità che vogliamo, non di certo il terrore, il buio e la paura. Don Gabriele Amort, che era l'esorcista del Vaticano, un discepolo di Padre Pio, avendo a che fare tutta la vita con persone che dopo aver preso contatti con il male ne sono rimaste schiave, affermava: «Penso che la società italiana stia perdendo il senso della vita, l'uso della ragione e sia sempre più malata». Beh, non solo qui.
ma perché diceva festeggiare la festa di Halloween è rendere un osanna al diavolo, no? Il quale, se adorato anche soltanto per una notte, pensa di vantare dei diritti sulla persona. Allora, non meravigliamoci se il mondo sembra andare a catafascio e se gli studi di psicologi e psichiatri pullulano di bambini insonni, vandali, agitati e di ragazzi ossessionati e depressi, potenziali suicidi. Permettetemi un ultimo mio pensiero. Noi cristiani abbiamo una grande luce che brilla per noi e che ha già schiacciato il male nei secoli dei secoli, la Madre del Signore. È anche Madre nostra, Maria Santissima, e quindi affidatevi a lei, è la mamma di tutti, anche dei più peccatori, no? Perché nel momento in cui la natura divina cercherà la luce, la troverà lì, a donarle tutto l'amore, no? Che ha messo da parte per il tuo cuore, no? Da quando sei venuto al mondo, no? E ricordate che ad Halloween dobbiamo accendere una candela bianca e passare una serata con le nostre famiglie, no, con i nostri cari, e con la zucca fateci un buon risotto. Che tutti i santi ci aiutano a essere veri cristiani. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale se non siete ancora iscritti, e lasciate un commento anche su questo tema, oppure un suggerimento per il prossimo video. E per favore condividete con i parenti, amici, diffondiamo questo tema importante. Che la Madonna vi protegga tutti, ci vediamo nel prossimo video. Lodato sia nostro Signore Gesù Cristo e sua Madre Maria Santissima. Salve Maria!